Alessandro Coppa, allora, che cosa vi hanno combinato questi ragazzi di Castellana Grotte? Lo so, è stata una dura sconfitta, e ne avevamo avuta anche una prima con Santa Croce. È stata una cosa che non ci aspettavamo, perché comunque pensavamo di riuscire a dare una svolta dopo quella brutta sconfitta, invece ne è arrivata un'altra. Cercheremo di dare invece una risposta contro Portoviro. Non è ancora arrivato il successo in trasferta e perciò dobbiamo fare di tutto per vincere la partita. Vabbè dai, bisogna sempre fare molta attenzione ai giovani, e tu ne sai qualcosa? No, sì, ho fatto tutte le giovanili nel Cuneo e aver fatto l'esordio in prima squadra mi ha creato un mix di emozioni, ovviamente tutte positive, e cerco di farmi trovare pronto quando l'allenatore avrà di nuovo bisogno di me. Ecco Ale, non hai avuto ancora troppo spazio, ma era prevedibile con un reparto di centrali così forte, insomma, comunque tu sei pronto, l'hai detto. Sì, come dice sempre il nostro allenatore, la nostra squadra è basata soprattutto su dei centrali molto, molto forti, quindi io mi farò trovare pronto quando l'allenatore avrà necessità, però so che davanti a me ci sono i giocatori comunque con molta esperienza e molto forti in quello che fanno. A proposito di allenatore e di allenamenti, come sta andando questa settimana? Siete pronti per affrontare Portoviro? Sì, noi siamo sempre pronti, stiamo cercando di dare maggiore intensità agli allenamenti, stiamo mettendo tutti più impegno e più serietà. Continuiamo ad allenarci forte per essere pronti poi per questa trasferta. Cosa vi ha detto, cosa vi ha lasciato questa partita di domenica scorsa? Ci ha lasciato soprattutto amarezza e infatti ci siamo dovuti mettere a parlare un po' tra di noi per chiarire un po' quali sono i nostri obiettivi, per cosa dobbiamo lottare, per i nostri valori e abbiamo fatto un po' un recap che tutti vogliamo riuscire a fare un bel campionato e andare più su in classifica che possiamo. Adesso avete due partite importanti, due trasferte, cominciate con Portoviro, che squadra è? Che cosa vi aspettate? In realtà noi non ci aspettiamo chissà quali cose, sono una squadra che sta sopra di noi in classifica ad un punto in più e perciò ci aspettiamo comunque che sia un incontro alla pari e che sia noi che Portoviro cercherà di portarsi a casa il match, però noi arriviamo con tutta l'amarezza che abbiamo avuto per le scorse partite e perciò faremo di tutto per vincere. E come sempre bisogna pensare in casa propria, non troppo all'avversario ma a far bene voi. No, sicuramente, infatti ci stiamo concentrando molto negli allenamenti su quello che possiamo fare, siamo consapevoli dei nostri valori e dei nostri mezzi e perciò sappiamo tutti quello che possiamo fare.